Ottima riuscita ieri a Pistoia per la versione autunnale di Vino in Sala. Il centro della città è tornato ad essere teatro di degustazioni a cielo aperto, con una grande novità, quella rappresentata da etichette provenienti da 16 differenti regioni italiane. Vino in Sala si conferma un format di successo, di promozione per il comparto sala e per tutto il centro cittadino di Pistoia. Quest'anno sono stati oltre 50 produttori presenti, provenienti da 16 regioni, con la partecipazione di 28 dei locali sulla sala e del centro cittadino. Devo dire grande affluenza di pubblico interessato ai prodotti, ai produttori, anche una bella presenza per quelle che sono le masterclass, le varie pillole del vino che abbiamo fatto all'interno dei locali. Quindi direi un'altra edizione con un ottimo successo da ripetere il prossimo anno assolutamente. Molto bene, ci ha graziato anche il tempo perché comunque oggi non era una bellissima giornata, però comunque siamo molto contenti della presenza del pubblico nel centro di Pistoia, tavoli pieni, musica, intrattenimento e questa è la formula giusta per la città. Che vini avete portato? Allora, i nostri abbiamo Pergolaia, che è diciamo il vino di entrata ed è una base sangiovese, poi abbiamo Aria di Caia Rossa, che è il suo superiore ed è un assemblaggio di 5 uve. Quindi Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot e Syrah. E poi abbiamo anche il nostro bianco, che è un assemblaggio di Viognier Chardonnay 50 e 50. Noi abbiamo portato Brunello e Rosso di Montalcino, i nostri insomma, cavalli di battaglia più importanti. E abbiamo la 2019 come annata di Brunello, l'attuale, e la 2022 di Rosso.